Io sono Carlo Trezza, sono un diplomatico italiano a riposo che si è occupato di questioni di controllo degli armamenti per molti anni in Italia e nel mondo. Effettivamente in questa dichiarazione c'è un passaggio in cui si richiede il sostegno della comunità internazionale a questo grosso passo in avanti che hanno fatto i due stati coreani nel quadro di questa distensione. Ma visto che questi due paesi lo chiedono alla comunità internazionale, io penso che il minimo che si possa fare è rispondere positivamente a questa richiesta. Diciamo che questa intesa di Panmunjom è un passo molto importante sulla strada di una normalizzazione della situazione della penisola coreana. Certamente gli Stati Uniti hanno anch'essi un ruolo e in effetti in parallelo a questo dialogo che c'è tra le due Coree si è avviato anche un dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Ambedue questi processi vanno sostenuti dalla comunità internazionale, adesso bisogna che però la comunità internazionale si dia effettivamente da fare e anche l'Europa si dia da fare. L'interpretazione è anzitutto che si fa un passo indietro sulla strada del controllo degli armamenti, perché viene meno un trattato che era importantissimo, viene considerato come un pilastro della pace e della sicurezza internazionale. Quindi diciamo che viene meno una costrizione, nel senso che i due paesi, Russia e Stati Uniti, si erano impegnati a non spiegare questi missili a raggio intermedio. Adesso hanno praticamente la strada libera e quindi possono, se vogliono, introdurre questo nuovo tipo di armamento che è pericoloso e soprattutto pericoloso, per l'Europa, ecco, per la sicurezza europea.